Buonasera, mi chiamo Marco Comone e questa è una videopresentazione di eSpring, il sistema per il trattamento dell'acqua ad uso domestico. Allora, tanto per iniziare parleremo un po' della storia di eSpring. La storia di eSpring sono in quattro domande suddivise. Cosa può fare l'acqua per noi? Prima domanda. Vediamo un po', analizziamo. Allora, ogni essere umano è costituito per il 70% d'acqua, questo magari lo sanno un po' tutti. Effetti sulla salute: un deficit dell'1% della quantità di acqua presente nel nostro corpo provoca la sete, il deficit del 5% provoca un lieve rialzo termico, un deficit del 10% fa gonfiare la lingua, mentre i reni cominciano a funzionare male e compaiono spasmi muscolari, diventa impossibile camminare. A meno del 20% o anche prima di questo limite, la pelle si screpola e il funzionamento dei vari organi si blocca. In generale, una persona media dovrebbe bere 1,5 litri, 2,5 litri di acqua al giorno. L'acqua migliora la nostra salute, il nostro benessere e il nostro aspetto. Quale funzione l'acqua svolge nel nostro corpo? Trasforma le vitamine idrosolubili essenziali, esempio vitamina B e C, e altre sostanze e nutrienti, esempio proteine e sali minerali, indispensabili per un corretto funzionamento delle cellule, tessuti ed organi. Inumidisce gli occhi, la bocca, le cavità nasali, aiutando gli organi a funzionare correttamente e mantenendo il benessere fisico. Aiuta a regolare la temperatura corporea, mantenendo fresco il corpo quando fa caldo e isolando quando fa freddo. Permette alle cellule del nostro corpo di mantenere intatta la loro struttura e trasporta ossigeno alle cellule, migliora la concentrazione e i tempi di reazione. Non solo questo, ma anche l'acqua funge da ammortizzatore tra gli organi e assorbe gli urti. È un ottimo lubrificante per le articolazioni. Lava i reni eliminando le sostanze tossiche. Mantiene l'equilibrio elettrolitico e aiuta a controllare la temperatura e la pressione sanguigna. L'acqua è buona per noi? Se è un'acqua buona, cosa può fare l'acqua a noi? È veramente buona l'acqua che beviamo? Particolato, sedimenti, sporco, ruggine, incrostazioni, sostanze inorganiche, piombo, sostanze organiche, composti organici volatili, batteri. Come l'acqua buona diventa cattiva? Piombo proveniente dalle tubature, crescita microbiologica all'interno delle tubature, ruggine nelle tubature, cloruro di vinile nelle tubature in PVC. L'acqua è buona per noi se è una buona acqua. Dove possiamo ottenere una buona acqua? Beh, il 31 è fine anno, sto facendo questo video, si sente un po' di caciara, ma non vi preoccupate. Metodi di trattamento, c'è cioè la bollitura, l'acqua minerale, filtri a brocca, osmosi inversa. Acqua minerale, i vantaggi, può essere di buona qualità per un gusto, odore, limpidezza, assenza di contaminazione microbiologica e chimica. Svantaggi, può non essere di buona qualità, costosa, poco pratica. La bollitura ha i vantaggi che distrugge i microrganismi se l'acqua viene bollita per almeno 20 minuti. I svantaggi: non riduce il particolato e in molti composti organici o inorganici. Non migliora il gusto, il colore e l'odore dell'acqua. Poco pratico, richiede molto tempo. I filtri a brocca a granulato di carbone attivo o resina. I suoi vantaggi: riduce il cloro, migliora il sapore e la limpidezza. La resina può ridurre l'eventuale durezza dell'acqua. Gli svantaggi: trattano volumi limitati di acqua e il loro processo è lento. Limitata capacità di filtraggio, durata limitata del filtro. Osmosi inversa: i suoi vantaggi: riduce i composti inorganici. Può essere progettata per ridurre i composti organici. I suoi svantaggi: è richiesta una forte pressione d'acqua, può comportare spreco d'acqua e non è una barriera efficace contro i batteri, riduce i minerali ed è lenta. Metodi
metodi di trattamento, blocco di carbone pressato e lampada UV. Blocco di carbone attivo pressato. I suoi vantaggi: riduce cloro e molto composti organici, lascia passare i minerali, filtra in profondità il particolato. Gli svantaggi: inefficace per ridurre la maggior parte di composti inorganici, inefficace contro i batteri. La lampada a luce ultravioletta. I suoi vantaggi: elimina efficacemente i batteri. Gli svantaggi: inefficace contro le sostanze chimiche contaminanti. Non rimuove il particolato. Nessuna tecnologia fa tutto, ma c'è una soluzione, c'è una rivoluzione nel sistema del trattamento dell'acqua eSpring. Qui c'è una breve presentazione che mi astengo da presentare perché magari si legge un po' male in americano. Non vi preoccupate, per l'acqua eSpring, perché l'acqua eSpring riunisce varie tecnologie. eSpring è tecnologia combinata: filtro a carbone attivo, lampada a raggi UV e monitoraggio elettronico. Filtro a carbone attivo a strati multipli, brevettato negli Stati Uniti. Riduce il particolato fino a 0,2 micron. 0,2 micron, signori, sono come, fate presente un nostro capello diviso 300 volte, e non basta perché è ancora più sottile. Un micron è un nostro capello diviso 300 volte. Perciò immaginatevene due. Migliora il sapore, l'odore e la limpidezza dell'acqua. Elimina efficacemente cloro, piombo e alcuni composti organici volatili. Non elimina i minerali utili come calcio, magnesio e fluoro, li lascia passare. Questa è un po' una schermata del filtro a carbone attivo. Costruzione a strati: il carbone attivo ha macropori e micropori, il carbone utilizzato ha una superficie piana di 446 metri quadrati. Immaginate, è un'area più grande di quella che occupa 69 campi di calcio. Impressionante, signori. Signore, tecnologia della lampada a raggi ultravioletti. Rilascia fino a 80 mJ, unità di misura di luce UV, sufficienti per distruggere i batteri potenzialmente presenti nell'acqua di rete. Lampada UV ad accensione istantanea. La lampada UV si accende solo quando l'acqua scorre, perciò non c'è spreco di energia. Tratta immediatamente e in modo sicuro l'acqua. Rimane accesa ancora qualche secondo dopo l'utilizzo. L'acqua fuoriesce fredda. Monitoraggio elettronico, indicazione visiva di come il sistema sta funzionando. Avverte in caso di problemi, indica quando ordinare una nuova cartuccia, sostituire la cartuccia del filtro. Infatti, se guardate bene, tornando indietro, in lato a destra nella figura c'è una barra accesa con 4 LED. Quella indica, in pratica indica la durata del filtro. Alla fine verrà attivata e diciamo che monitora la durata della lampada UV del filtro, controlla e mantiene le informazioni senza richieste esterne. Indica quando sostituire la cartuccia e in questo modo si ha la garanzia che l'acqua in uscita dal sistema è sempre trattata. Il monitor si rimette in funzione automaticamente una volta inserita la nuova cartuccia. Legge automaticamente la durata di ogni cartuccia inserita, visualizzando se è nuova, utilizzata per metà o esaurita. Accoppiamento senza fili elettronico a induzione. Perciò non ha un fili elettrici che è a induzione, perciò non ci sono fili elettrici a contatto col sistema. Qui fa un esempio la serpentina secondaria, vabbè, queste sono cose tecniche. Assenza di connessioni elettriche sporgenti. Garantisce una lunga durata della cartuccia del filtro. Facilita l'installazione o la sostituzione della cartuccia o filtro. Qui abbiamo le varie parti contenenti del design rivoluzionario del nostro eSpring, il modulo elettronico, il cavo, efficienza, efficace, economico, elettronico, la IP innovative,
intelligente e rivoluzionario. Il bicchiere ha un marchio, significa primaria sorgente d'acqua. L'azzurro acqua trattata, il sistema per il trattamento dell'acqua in spring, racchiude tre tecnologie in un unico sistema compatto. Fornisce l'acqua necessaria in ogni giorno per bere e cucinare direttamente dal rubinetto al momento del bisogno. Tratta 5.000 litri o dura per un anno, secondo quale situazione si verifica prima. Fornisce acqua trattata direttamente dal rubinetto a 3,4 litri al minuto. Garantito 2 anni dalla data di acquisto, alla garanzia di soddisfazione di 90 giorni, garanzia totale di 90 giorni, progettato e costruito per durare almeno 10 anni. Ottimo rapporto qualità-prezzo, pagabile anche in comode rate, il 6, 12, 24. Certificato con autorizzazione ministeriale della salute dell'11 ottobre 2005. Esperti dietro la tecnologia, 50 scienziati tecnici e staff di supporto, 270 brevetti ottenuti o in corso di registrazione, 7.500 metri quadri dedicati alla produzione con 12 laboratori. La storia di Espring in 3 parole. Migliore, riunisce la tecnologia brevettata del filtro a carbone attivo e la lampada a raggi UV, utilizzando un avanzato monitoraggio elettronico. Primo sistema ad utilizzare l'accoppiamento elettronico a induzione che elimina le connessioni tra la lampada UV e l'unità tecnologica Smart Chip, che permette di controllare costantemente la durata della lampada UV e il filtro. Più certificato nel mondo tra i filtri al carbone e lampada UV nel ridurre gli agenti contaminanti. 20 anni di ricerca, oltre 270 brevetti. Espring, the world best search of water. Qui abbiamo due fotografie che fanno vedere il sistema, quello sotto il lavello, quello che ho a casa anch'io, e il sistema sopra il lavello, ha avuto anche quello perché poi è comodo anche da portare, che ne so, in villeggiatura, a casa al mare, casa in montagna, si può spostare semplicemente.